Arrabbiata. Piano! Disco. Mamma mia. Disco, you better if you're watching this video, you better stay calm. Mi ha più impestato. Maroncino. Questa cosa molto strana. Welcome back to my channel. Oggi sono con un ospite super speciale. Qui alla mia sinistra abbiamo Melissa, conosciuta anche come Melissa Tani. Oh yes. Ho chiesto a Melissa di venire qua da me perché ho dei rossetti che mi sono stati inviati da Anastasia Beverly Hills. Invece di farveli vedere da sola, ho pensato di fare gli swatch anche su delle labbra che hanno meno pigmentazione, quindi che sono un pochino più chiare, proprio per far vedere la differenza di risultato, di resa del prodotto su diversi incarnati. Quindi siamo qua e oggi siamo nella rubrica Lip Book. Allora. Con che cosa vogliamo partire? Staunch. Chi parla inglese non ci ammazzi perché anche il mio inglese. Sei pronta? Yes. I wanna see that. Ok. No, un peschetto, tipo un po' pesca. Un po' pesca. Sono abbastanza duri, eh? Sì. Io devo dire che da quando conosco quelli di Mulac faccio fatica con tutti gli altri rossetti in circolazione. Perché a me piacciono i rossetti con finish opaco e trovo che quelli di Mulac abbiano veramente la formula perfetta per le mie labbra. Non so neanche come spiegare, mi piacciono e basta. Quindi questi sono duri. Adesso che lo sto un po'... ti sto scaldando. Ti sta bene, tra l'altro. Sta bene questo colore su di te. Poi non so tu che cosa preferisci in un rossetto, se abbiamo un sottotono caldo o freddo, però I like it. Sì, questo devo dire che mi gusta. È Stop. Promosso. Ok, Stop. Quindi primo promosso, vediamo com'è su di me. Let's see. Troppo curiosa. Come ti pare, duro? Eh no, ormai l'hai scaldato tutto. Guarda su di me! Mamma mia! Girl! È chiarissimo! No, vabbè! Incredibile! Un rosino, tipo... Ecco, sì. Forse questo per me è un vero e proprio nude. È fighissimo! Proprio bello però, è diversissimo tra me e te, però... Sembra un rossetto diverso, sì. Vero? È completamente, cioè, è molto chiaro il tuo. Il mio è più un pescato, maroncino. Cosa molto strana. Ok, allora adesso ne proviamo un altro. Scelgo questo. Che cos'è? Latte. Vediamo un po' latte. Aspettaci. È più freddo. Sì. E non mi fa impazzire quello. Però vedo che non sono tanto piaciuti. I rossetti? Beh, una consistenza molto... Allora, Daniele dice che adora questa consistenza. Assomiglia un po' a quelli di labbra. Come? Questo qua assomiglia un po' a quelli di labbra, che sono molto cremosini. Quell'altro era molto più duro. Staunch? Sì. Sì, è più freddino. Maroncino, grigiolino. È più freddo, sì. Vediamo su di me. Anche questo è rosato. È rosa! Si trasformano i rossetti. Ok. Ma come è possibile? Pazzesco, guarda. Sentite, è scurissimo. Scuro, un marroncino beige, subito è rosa. Trasformazione in rosa. Un po'? Ok, girl! Ok. Ora capite.
quando io dico, no, che è importante, no, la rappresentazione di Swatch, proprio perché un rossetto cambia tantissimo in base non solo a il tipo di incarnato che una persona può avere, ma anche semplicemente in base alla pigmentazione delle labbra. Cioè, se tu provi un rossetto magari e ne prova anche, ne so, una tua amica che ha delle labbra meno rosa, cambia completamente, cambia tantissimo. E nel mio caso, ovviamente, io avendo le labbra molto molto più scure rispetto a Melissa, c'è questo cambio drastico del rossetto. Quindi latte su pelle scura, più un sottotono, viene fuori il rosa, perché comunque è più freddo rispetto all'altro che abbiamo utilizzato, che abbiamo applicato prima. E invece su di te, nonostante sia più freddo, comunque è sempre, sembra quasi comunque più caldo rispetto a quello che ho io addosso, ma comunque è sempre lo stesso rossetto. No, ma è troppo diverso. È incredibile. È più un marroncino il mio. Il mio è rosa. No, rosa. In realtà si trasforma in rosa. Vabbè, procediamo. Next. Non sono così difficili da togliere. No, per niente, proprio... Si tolgono molto facilmente questi rossetti. Non ne ho sentito molto parlare in Italia, sinceramente. Anch'io. Vabbè, ma perché i rossetti in stick ormai c'è questa scia, questo trend dei rossetti liquidi, quindi è difficile che si parli di rossetti stick. Se sono di fretta e devo prendere un rossetto, vado nel cassetto dove ho la roba di mola. Invece i rossetti liquidi... Mi piace la profumazione. A me piace tantissimo. Io adoro la profumazione dei rossetti di Mulac. Sì, è molto. Ci sono molte opinioni contrastanti. Niente. Ah, ma tu dici di questo? No, io intendevo di Mulac. Ok. Stavo pensando. Questi qua sono molto. No, non, insipidi, non so di niente. Insipidi, non è che si devono mangiare, cosa sto dicendo? Insipidi. Sì, sono privi di profumazione. Proviamo Spice. Spice è il mio preferito. Adesso vediamo com'è. È aranciato. Sembrerebbe molto simile a Stanch, ma non è. È leggermente più aranciato di Stanch. Sì. Vediamo su di me. Oh, this is my favorite one. È vero, però ti sta benissimo questo colore. Io adoro questo colore. Cioè, direi, beh, questo devo dire che non è che si differenzia, cioè comunque è chiaro anche abbastanza su di me. Sui te sembra più chiaro, però non troppo. Beh, perché c'è la componente dell'arancio che viene comunque fuori a prescindere dall'incarnato. Quindi quei dei labbroni giganti. Yes! Beh, io non ho bisogno di filler, di cose. Proprio no. La natura mi ha donato. Labbroni. Beh, qui non dico che sono simili, però comunque non c'è questo cambio drastico rispetto magari a latte. Quindi sì, scusate ragazzi che guardiamo qui perché noi non abbiamo nessuno specchio e c'è il monitor che è il nostro specchio, esatto. E che ci fa da, da specchio. Lì. Esatto, sì, però sì, questi sono, questo è Spice che ha un finish matte, tutti questi rossetti hanno un finish matte, è ovvio che un po' magari la consistenza sul, sì, più cremosa, meno cremosa, credo che cambi in base al pigmento, al colore, alla colorazione. Però questo è il mio preferito in assoluto, mi piace tantissimo, su di me mi piace davvero tanto. Finora tu qual è che hai preferito dei tre? Il primo. Il primissimo, che era Staunch. Ok, andiamo al prossimo. Dread. Questo si è rotto. Oddio. Sono i colori che odio, che mi sembra di essere un morta. Beh sì, è molto, è un grege questo. Io ogni volta che filmo succede veramente l'odissea. Effetto cadavere. Però non pensavo peggio, eh? Sì? Pensavo peggio, pensavo fosse molto più grigio. Ma non ci uscirei. Oddio, guarda su di me! No, vabbè. Oh mio Dio. Wow, su di me esce il grigio. Sì. Invece tanto il correttore è fatto male.
Oh my gosh. All right. Ok. Ok, allora questi tipi di rossetti qui necessitano assolutamente di una matita marrone calda, come potrebbe essere un chestnut di MAC Cosmetics, perché da solo è davvero borderline nel mio caso. Tu riesci, ma io... Oppure ma... Sono troppo di guardarti. Oppure magari in un look più... uno smokey eye magari più scuro, forse si nota di meno questo contrasto. Meglio, però così... No. Rouge. Vai con rouge. Vediamo un po'. Questo è mio. I like it. It's very nice. Tu hai mai provato prodotti Becca Cosmetics? No. Zero? Niente mai? Girl. Vediamo su di me. Questo colore è rouge. È sempre più chiaro, però almeno rimane quella tendenza. Cos'è questo? Non si capisce. Sì, questo... È un ottimo colore autunnale questo. Molto bello. I like it. Adoro. Però vedi che su di me viene fuori più... Forse il rosa. Sicuramente da me è più rossiccio, sì. Su di me sembra un po' più... Non lo so. Non riesco a capire. Anche perché dal vivo è un po' diverso. But it's cool though, I like it. I like questo it. Questo ci piace. Rum Punch. Lipstick. Guardiamo. Ecco, questo è molto più duro. Molto sì? Più matte. I like this color, girl. Che bello. Yes, ci piace. Questo è più malva. È vero che è più duro questo? Non capisco io cosa dipende. Boh. È più secco. Sì, lo preferisco questo, sì, molto... È bellissimo. Ok, proseguiamo. Tranquillamente. Non è successo nulla. E andiamo a provare questo qui. Come si chiama? Avevamo detto Cool Brown. Cool Brown. È freddo. È proprio un marrone freddo. Che bello che è su di te. È fighissimo questo su di te, è veramente figo. Mi piace, è proprio stupendo. Bello il trucco che ho fatto. Sì, sì, è proprio bello questo. Adesso vediamo. Oddio, nude. Però è bello. Non è come quell'altro che era cadaverino. Questo è più caldo su di te. Ma è fighissimo! Sì, è proprio un nude. Ecco, allora, forse questo è più un nude per me. Perché, allora, io ho purtroppo le labbra che hanno un colore diverso. Il labbro superiore è più pigmentato, più da più sul marrone, mentre quello inferiore è rosa. Quindi, in teoria, il nude per me potrebbe essere in due casi... che si avvicina più al labbro superiore oppure a quello inferiore. È per quello che a me stanno bene sia le cose così che quelle un po' rosa. This is amazing. No, questo finora è quello che ti sta meglio, che dovrebbe essere. È bellissimo. Ecco, quindi come potete notare, ragazzi, quello che è nude per me non può assolutamente essere nude su Melissa, perché Melissa è molto più chiara di me, ha le labbra molto meno pigmentate. E non si può pensare che un rossetto possa avere la stessa resa su due labbra completamente diverse. Cioè, secondo me è follia pura. No, infatti, per tutte le persone sono diverse, quindi figurati per la pernice così. Esatto, quindi attenzione quando magari andate a comprare dei rossetti, se avete solamente un riferimento, cioè dovete tenere conto che molto probabilmente magari se siete di un incarnato molto 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 chiaro, perché per dire anche questo rossetto qua su una persona super chiara cambia tantissimo lo stesso, quindi
cioè, ecco, fate attenzione. Io quello che faccio generalmente è cercare magari su internet delle persone che hanno più o meno il mio colorito per vedere se ce l'hanno, se l'hanno provato, se gli è stato inviato, insomma, le influencer, quelle che seguo io, e poi comprare. Nel caso in cui questa cosa non c'è, io evito di farlo, perché allora poi mi deve piacere veramente un rossetto e magari rischio. Però il più delle volte, siccome ho fatto tanti acquisti sbagliati, evito di fare questa cosa. Però ecco, questo Cool Brown assolutamente promosso, sia su incarnato chiaro che su incarnato scuro, è proprio molto molto bello. Aiuto, io odio questi colori. Anch'io odio questi colori. Allora, questo qua è Stargazer. Stargazer. Bene. Fucsia. Questo è un colore che sia io che Melissa odiamo. Sai che anche Daniele... Oh, ok. Daniele detesta questo colore. Dove possiamo andare così? Oh, mio Dio. Candy yum yum. Che poi questi lasciano sempre la... Cioè, quando tu li togli... ti lascia... super, mamma mia. Direi che dopo esco così. Big bubble. Vediamo su. Aiuto. No, vabbè. Evidenziatore. Un evidenziatore, ragazzi. No. Sono anche difficili da portare. Perché? Perché i colori fluo generalmente sono proprio difficili. Sono difficili proprio da realizzare. Si vede su di me che è disomogeneo. Direi che questo non è molto fattibile, però per chi piace... Sono quei rossetti che io personalmente utilizzerei per un tipo di make-up editorial. Infatti si vede spesso nelle riviste. Ora, facciamo questo. Questo qua in realtà è un colore che a me piace molto con gli occhi verdi, quindi in teoria... Non è un chiaro lì. È vero, sì. Bello però che è scritte. Io li amo questi colori, quindi con questo trucco ne sta. Però allora, ragazzi, questo colore qua in realtà è molto più scuro rispetto a come lo stiamo vedendo adesso. Adesso sembra un po' pop shocking. Ma però è più scuro. Oddio, su di me, ragazzi. Siete pronti a ridere? Perché diventa così chiaro? È che io sono nera. Sì, ma... Sai, il rossetto alla fine, no? È proprio il riflesso, allora. No, è che tu stai mettendo un rossetto su un pezzo di carta diverso, diciamo. E quindi cambia la percezione. Mamma mia, ragazzi. Però è già meglio rispetto a quello di prima. L'altro non si poteva vedere, questo qua con un look più... Lo preferisci questo? Sì. Allora, questo tipo di rossetto qui non è non mettibile, però devi assolutamente, se sei una persona che ha un incarnato come il mio, mettere una matita marrone, come può essere Quark, oppure mettere una matita un po' violacea per creare un effetto un po' più ombre, leggero ovviamente, perché sennò torniamo agli anni 90. Però sì, è un po' da Barbie. Io non lo metterei mai da solo questo rossetto così. No, assolutamente. Però sono confortevoli sulle labbra. Sì, questo sì, no, sì, sì. Andate, sì. Però bocciato non mi piace alla fine. È troppo chiaro. Sì, assolutamente. Pensavo fosse più scuro vederlo da qua. Questo si chiama Rage ed è un bel viola. Tono freddo. Era questo il colore che mi piaceva. Sì. È un colore che adoro. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ma non ti sta male. Ti sta bene, dai. Io non riesco. Non riesco. Bellissimo. Ti piace? Mamma mia. Perché è un viola, però. Non è un viola scuro di quella.
super freddi. Però in realtà guarda che non ti sta male. Sicura? Sì. Mi piace. È qualcosa di diverso. Beh, più freddo su di me, eh? Quello sì, molto più freddo. Su di me, allora, sì e no. Se fosse stato un po' più caldo, mi sarebbe piaciuto di più. Secondo me, questo qua è famosissimo. Mi piace molto questo. It's good. Beh, sì. No, it's not bad, actually. It's good, it's quite good. Vedi? Ci sta, quindi il piccolo, come si chiama? Rage. 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 Ma sì, dai, è promosso, Rage. Dai, lo promuoviamo. Ruby. Ma è acceso su di te? È molto acceso. Madonna, ma è così flash? No! Perché là sembra veramente super... Ma perché magari la luce e l'esposizione. Mm. E questo è molto più duro. L'ho usato anche io. But I like it. Beh, allora, questo è in assoluto un colore... per il periodo natalizio, secondo me. Ci sta un sacco, sì. È proprio quel rosso classico che lo puoi sfoggiare sul red carpet, su un cocktail party. Davvero molto carino. Poi ti ravvira un sacco. Sì, molto elegante. Sì. Mi piace un sacco, yes. Questo è promosso. Quindi, Ruby, super promosso. Ok, apriamo questo marrone che si chiama Rust. Là. Che bello! È bellissimo e anche super semplice da stendere, quindi... Che poi anche il packaging è molto carino, non so se l'ho fatto caso. A me piace perché è molto semplice. Ah. Sì. Ah, questo okay. È proprio un brown, un marrone. Mi piace molto. Spacca. Io sono in fissura con i marroni, quindi... Ci sto. E anche questo è più durino, eh? Mm. La stesura è un po' lasciar desiderare. Sì, ormai stiamo facendo proprio Però è un bel rossetto questo, eh. Per pelle scura è bellissimo. Sì. È proprio... Guardate che differenza, questo si nota un sacco. Su di me è proprio un marrone. Qui sì, sì, mi sembra che ci sia una punta di rosso quasi. Che ne pensate, ragazzi? Poi scriveteci ovviamente sotto nei commenti. Quali sono i rossetti che preferite su Melissa e magari su di me? Quelli che mi hanno proprio lasciato, oh mio Dio, ma sono lo stesso rossetto. Questo qua che è Brandy. Brandy. Cosa ci riserva? Yes! Ci sta. È un po' più caldo, un po' più sul bordo, però comunque marrone. Bello. Che bello anche questo. Sì, per questo periodo autunnale è una bomba. È perfetto! Proprio colore top. Innamorata. We like this. Sì, ti dico, lo preferisco anche a quello di prima. È meglio questo. Sì, questo colore è fighissimo. Ci piace un sacco. Top, ragazzi. Ed è bellissimo sia su un incarnato chiaro che scuro. Quindi direi che è un must have, dai, per l'autunno. Questo è un colore veramente super portabile. Ci gusta. Bene. L'ultimo, ragazzi. Dun, 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 dun. Lo vedete? Il blu. Lui appunto è... Ma come si pronuncia? Cobalt? Cobalt? Cobalt, credo. Cobalt. Ho fatto solo così. Non mi sembra male. Adesso vediamo. Ok, ce l'ho fatta. Cambia tanto.
Forse è proprio che il blu me lo vedo addosso. No, però è bello pieno, non è un blu che si... No, no, dai, sì. Mi piace un sacco questo rossetto, non so perché, ma mi piace molto. È un po' più elettrico. I like that. Non è male. Beh, allora, i rossetti... I ragazzi. I ragazzi. I rossetti, ragazzi, sono finiti. Vi abbiamo dato un'idea di, diciamo, praticamente quasi metà collezione di questi, perché ne abbiamo provati forse 14 o 15, non mi ricordo quanti siano. Vabbè, comunque sì, vi abbiamo dato un'idea della resa di questi rossetti. Come li hai trovati prevalentemente? Mi sono piaciuti perché sono super confortevoli sulle labbra e cremosini, e comunque però si vede che rimangono, cioè non sono quelli che appena fai così spariscono. Mm-mm. E i colori, devo dire che la maggior parte sono promossi, ci sono piaciuti, tranne ovviamente quei due o tre che sono un po' più... Quindi, sì, quali rossetti vi piacciono più su Melissa, quali più su di me? Anche le differenze. Esatto. Anche, sì, esatto. Chiara. Fateci sapere, sì, se ci sono dei colori che vi hanno stupito per, insomma, la differenza di resa su incarnati. E niente, io ti ringrazio, Melissa, tantissimo. Figurati, è stato un piacere assurdo. Per essere stata qui e per essere... riuscita, io spero che sia riuscita a darvi un'idea di cosa vuol dire avere un riferimento, no? Di rossetto quando lo si va a comprare, perché per esempio Anastasia Beverly Hills, quando ha fatto questo lancio, ha praticamente splittato lo schermo in tre e ha fatto vedere lo stesso rossetto su tre incarnati diversi. Su Instagram l'ho visto, sì. Veramente un'idea geniale. Sì, perché noi non ci rendiamo conto di quanto possa cambiare il rossetto sulle labbra, ripeto, è importante avere riferimento, è tanto importante, e se non lo si ha, ovviamente le persone non sono incentivate ad acquistare, perché sai, dopo che fai 4-5 acquisti sbagliati, poi ci pensi, perché comunque questo rossetto costa, non mi ricordo se $20, $18, non è poco, quindi sì. Specialmente sui nude, completamente diverso. Sì. Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Melissa per ringraziarla per la sua partecipazione. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!